Il Benevento di Pippo Inzaghi è primo in Serie B con 12 punti di vantaggio sulla seconda, grazie anche ai soli 9 gol subiti nel girone d'andata. L'exploit della difesa giallorossa dipende direttamente dall'organizzazione maniacale che Inzaghi propone nella fase di non possesso della propria squadra. Partendo dal 4-3-3 come modulo di riferimento, il Benevento difende in modi diversi, utilizzando sistemi di gioco differenti a seconda dell'avversario che deve affrontare. Ad esempio, contro il 4-3-1-2 dell'Ascoli, la mezza alla sinistra Viola si allarga, mentre l'esterno destro Kragl si abbassa, formando così una linea 4 in mediana, mentre contro il 3-5-2 del Frosinone, Viola rimane più accentrato, Kragl più alto, mantenendo di fatto il 4-3-3 anche in fase di non possesso, mentre sono i terzini ad uscire alti sui quinti avversari. Organizzazione ottima che ritroviamo anche nella fase di transizione negativa degli stregoni, con i difensori che accorciano sul proprio avversario diretto ben dentro la metà campo avversaria. Particolare attenzione viene posta ai difensori centrali del Benevento nelle marcature preventive, al fine di impedire agli attaccanti avversari di far salire la propria squadra e per tentare il recupero palla più velocemente e in zone di campo il più vicino possibile all'area avversaria. Centrali difensivi che sono protagonisti anche della fase offensiva voluta da Inzaghi, con la verticalizzazione verso i compagni che parte in prevalenza dai loro piedi. In questa situazione di gioco i tre attaccanti del Benevento supportati da Viola sono molto abili nel posizionarsi tra le linee, cercando lo smarcamento alle spalle del centrocampo avversario, occupando in ampiezza buona parte del campo. Un giocatore fondamentale nella fase di costruzione del gioco della manovra dei Sanniti è il centravanti Coda, che riesce spesso ad aiutare i compagni in situazioni di gioco sporche grazie alla sua fisicità abbinata a una buona tecnica e una visione di gioco importante. L'attaccante campano si abbassa molto fin dentro la propria metà campo, fornendo sempre un riferimento ai compagni. Riesce spesso a vincere il duello fisico contro i difensori avversari ed aprire il gioco sugli esterni, favorendo così la manovra offensiva dei Sanniti.